un'idea veloce per la cena oppure per l'aperitivo, una torta salata con i fiori di zucca, dal sapore semplice, delicato e gustoso. Per prima cosa preparo la farcia con 250 g di ricotta ben sgocciolata, aggiungo 40 g di formaggio grattugiato, un uovo medio, sale e pepe quanto basta, lavoro brevemente. Infine unisco 100 g di mortadella tagliata a piccoli tocchetti, lavoro ancora per qualche secondo. Nella pirofila da forno adagio la pasta brisè, mantengo la carta da forno presente nella confezione, bucherello il fondo con la forchetta e ora prendo i fiori di zucca, privo del pistillo, rimuovo la parte inferiore e ora apro il fiore in questo modo, rimuovo gli eventuali residui, sistemo sulla base e creo uno strato di fiori di zucca, quindi verso la farcia spalmandola su tutta la superficie. Decoro con i fiori di zucca e dispongo a raggiera lungo tutto il perimetro della torta. Irroro con un filino di olio, cospargo con il formaggio grattugiato, pizzico i lembi, quindi in forno e lascio cuocere a 190 gradi per 25 minuti. La torta salata con i fiori di zucca, delicata nell'estetica e nel gusto, una ricetta facilissima da preparare che esalterà al meglio il sapore dei fiori di zucca. Quindi cosa aspettate? Consiglio di provarla subito, sono sicurissima, ve ne innamorerete al primo morso!